Io non ti sento, Sor Maria. Buonasera a tutti e benvenuti ai mercoledì di formazione della FIDAE. Passo la parola a Sor Paola Murru, vicepresidente nazionale, che ci introdurrà nell'argomento di questa sera. Buon incontro a tutti. Grazie, Sor Maria, e benvenuti a tutti. Porto i saluti della nostra presidente occupata in questo momento e per un'altra attività. Proseguiamo con il mercoledì della FIDAE, è un periodo intenso in cui ci siamo visti tante volte recentemente. Vai, Sor Paola. Buonasera a tutti. Sor Maria aveva fatto una previa presentazione che non è partita, quindi in questo momento ecco, direttamente entriamo nel pieno della nostra serata. Dicevo prima, ecco, ma non era partita la trasmissione, sono tanti i mercoledì che ci hanno visti impegnati e anche ecco, giornate extra ultimamente, proprio perché la FIDAE è molto attiva in questo momento anche a preparare e ad accompagnare le scuole nei progetti del PNRR. Però ecco, abbiamo avuto la settimana scorsa Luca Solesin che ci ha introdotto in tutto quello che è il discorso dell'innovazione e oggi abbiamo così la fortuna di avere con noi il professor Destito, Sergio Destito, che lavora da diversi anni presso l'Università della Santa Croce come responsabile di marketing istituzionale, ma è anche un docente di marketing dei servizi nella Facoltà di Comunicazione Sociale istituzionale della stessa università. Ha un curriculum molto competente e tanti titoli a riguardo che non sto qui ad elencare proprio perché appunto è un esperto di marketing e management e siamo contenti perché è una persona che parla in modo davvero comunicativo e quindi ci darà degli strumenti molto utili affinché noi possiamo avere così dei suggerimenti come avere una comunicazione efficace in aula. Sappiamo che si può essere dei bravissimi docenti che si hanno e si posseggono i contenuti, ma ahimè, se non siamo dei bravi comunicatori empatici, tante volte ecco, questi contenuti non riescono ad arrivare ai nostri ragazzi. Il professor Destito oggi ci aiuterà a riflettere su come ecco, effettivamente gestire il tutto. Il professore è abituato ad una comunicazione molto interattiva, quindi era molto preoccupato del fatto che non vi vedesse e purtroppo questo strumento e questa licenza, insomma, il GoToWebinar non ci consente di vederci reciprocamente, però suggerisce un'attiva partecipazione da parte di chi è in aula. Quindi lui a un certo punto gradirebbe ecco, avere da parte un feedback e delle domande. Lui sarà molto semplice, me l'ha premesso prima di cominciare, quindi arriverà, sono sicura, a tutti e noi con semplicità faremo le nostre domande. Professore, spero di essere stata sufficientemente chiara in quelle che sono le sue richieste. Fantastica, come sempre. Va bene, allora io esco di scena, però ci siamo dietro le quinte, va bene? Perfetto, grazie tante. Grazie, buon ascolto e buon lavoro. Ecco, buonasera a tutti. Io ringrazio Suor Paola per la presentazione. Ringrazio anche Virginia Calides per l'invito. E spero insomma di riuscire con voi a trasmettere qualcosa di buono che possa essere utile. Il titolo della slide e della presentazione è Comunicare con efficacia, finalizzato al miglioramento del coinvolgimento in aula dei ragazzi. E la presentazione ho pensato di dividerla in tre ambiti, no? Una prima parte è parlare un pochino del ruolo dell'insegnante barra educatore, ricordare un pochino questo. La seconda parte cercherò, nel limite del possibile, di fornirvi qualche elemento tecnico che possa essere utile alla comunicazione. E la terza parte cercherò di indicare alcune caratteristiche che, dal mio punto di vista, dovrebbe avere un buon professore in chiave comunicativa. Evidentemente non dirò nulla di nuovo.
ma cercherò semplicemente di sistematizzare, di dire in modo sistematico cose di buon senso. Questo è l'obiettivo che mi sono preposto. Quindi non apriremo nuove galassie o nuovi spazi comunicativi, semplicemente mettere ordine un pochino tra le cose e cercare di andare avanti e aiutarvi nei limiti del possibile. E vado avanti con la slide, sperando che funzioni tutto, e vorrei iniziare con due slide che fanno riferimento a due persone che secondo me sono due pietre miliari nella comunicazione e due persone che hanno avuto molto a cuore la parte dell'insegnamento e hanno evidenziato molto questa parte che dicevo, insegnante-educatore, no? Quindi far capire quanto il ruolo dell'insegnante sia importante. Cioè l'insegnamento non dobbiamo vederlo semplicemente come una trasmissione di know-how da una persona alla classe, ma penso che l'insegnante sia chiamato innanzitutto ad educare, no? A tirare fuori un pochino quelle che sono le cose belle che i ragazzi hanno nel cuore, hanno nella mente e dobbiamo aiutarli da questo punto di vista. E Don Milani scriveva quello che si legge nelle slide, no? Quando avete buttato nel mondo d'oggi un ragazzo senza istruzioni è come aver buttato in cielo un passerotto senza ali, no? E dice: spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola, ma sbagliano domanda. Non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. E questo mi piaceva, diciamo, ricordarlo perché ho avuto l'onore e la fortuna di partecipare al convegno della FIDAE, che è stato fatto tra l'altro nella nostra università, abbiamo prestato le aule, e era emerso questo tema in più di un'occasione, e io l'ho messo in grassetto citando il convegno della FIDAE, dove si era detto proprio questo: noi non dobbiamo fare scuola, ma essere scuola. Proprio per evitare che il ruolo dell'insegnante sia solo un ruolo di trasmettitore di know-how, come dicevo, no? Perché se uno vede l'insegnamento solo in questo modo, rischiamo, passatemi il termine, di diventare poi monotoni, no? Cioè io ti do informazioni, non è, cioè l'insegnamento è molto di più, no? E quindi riappropriare o riappropriarci del ruolo di educatore. Quindi insegno, ti do certamente, no, le competenze, ma l'insegnamento e l'educatore, l'educatore è molto di più. Quindi rifasare un pochino, no? Rimettere al centro questo aspetto che Don Milani diceva in molte occasioni. E la seconda slide è di San Giovanni Bosco, che penso che su questo tema abbia poco da imparare, è veramente stato uno dei capifila, no? San Giovanni Bosco, dico, sull'educazione dei giovani, dei ragazzi, penso senza probabilità di essere smentito che non è secondo a nessuno. E quindi ha detto delle cose sull'educazione, sull'insegnamento, sul rapporto con i giovani che andrebbero incorniciate, secondo me, in tutte le aule, e lo dico con grande sincerità, no? Una cosa che dice è: l'educazione è cosa del cuore. Cioè collega l'educazione ai sentimenti, alle emozioni, perché noi stiamo in aula con tantissimi ragazzi. Io ho impostato la presentazione stasera come se stessimo parlando dei colleghi. Io lavoro e insegno in università, quindi sono studenti universitari, altri colleghi hanno ragazzi più piccoli, altri hanno liceali, ma tutti facciamo questo bellissimo mestiere che è quello di insegnare. E dobbiamo sempre ricordarci, ma so che lo sappiamo, che l'educazione, l'insegnamento, questi ruoli meravigliosi, se non vengono dal cuore, non arrivano al cuore. Scusatemi questo gioco di parole. E l'altra fase bellissima, che mi ha fatto molto piacere, tra l'altro, forse Suor Paola e Virginia si ricorderanno, era anche in un cartellone molto bello al convegno di Didacta Italia 2024, cioè in ognuno di questi ragazzi, anche il più disgraziato, vi è un punto accessibile al bene.
Compito di un educatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare. E questa è una frase, secondo me, straordinaria, no? Straordinaria, che ha tantissime conseguenze, ti può portare ad un approfondimento, ci vorrebbero altri 15 webinar solo per esplodere questa frase, ma non abbiamo tempo, quindi cercheremo di essere sintetici. E allora poi cito un contemporaneo, Robert Norton, che ormai è un vecchietto di 84 anni, ma ancora tonico, che dice: il docente è innanzitutto un educatore. Questo è molto importante, che non solo spiegando, sarà efficace non solo spiegando bene, ma soprattutto tirando fuori ciò che sta dentro. Quindi il primo compito dovrà essere quello di suscitare negli alunni la volontà di imparare, di mettersi in gioco. Cioè, io come insegnante non mi devo preoccupare se ha capito o non ha capito, quello sicuramente, però devo sempre suscitare negli alunni la volontà di imparare. Quindi anche se non hanno capito in un momento, capiranno poi in un secondo momento, ma quella volontà, voglia di imparare continuamente, di mettersi in gioco, di essere curiosi, di essere creativi, è nostro compito tirarlo fuori. Dice: ma quello non è creativo, guarda, non ha creatività. Non è vero, la creatività l'abbiamo tutti, magari in modalità e in dosi diverse, ma l'abbiamo tutti. Quindi questo è un compito importante, suscitare, no, negli alunni questa volontà di imparare continuamente. E così si resta anche giovani, tra l'altro, un segreto per la giovinezza. E quindi Norton, ed incominciamo a entrare nel vivo della presentazione, sostiene che gli insegnanti efficaci sono di fatto i comunicatori più competenti. Quindi cominciamo, no, a centrare un pochino il titolo della conversazione, quindi pone in relazione diretta l'efficacia dell'insegnamento con la comunicazione. Quasi a voler dire: se non siamo bravi a comunicare, non arriveremo ai ragazzi. Io posso essere un bravissimo esperto di matematica o di chimica o di fisica, bravissimo, ma se non riesco a farmi capire dai miei alunni, se non riesco a comunicare quello che ho, non sono un insegnante sicuramente efficace. E quindi bisogna prestare attenzione al modo di comunicare quando si fa lezione, no? Per evitare che ci siano quegli ostacoli che di fatto impediscono la comunicazione. Io su questo non voglio dire quali sono e non voglio metterli in negativo, ma verranno fuori nel proseguo della presentazione. Se ci sono dubbi o perplessità, scrivete, io non vedo le domande, quindi chiedo poi a Sor Paolo e Sor Maria, eventualmente se ci sono domande anche in diretta, di passarmele. Però forse è meglio finire prima la presentazione e raccogliere le domande alla fine. E allora ho messo questa slide, cuore e testa. Perché a volte si rischia, qualcuno può pensare che si comunica solamente con la testa, si comunica solamente in modo empirico, no? In modo diretto, e che il cuore quasi non entra nella comunicazione. E invece non è così. Allora dobbiamo trovare l'equilibrio tra il cuore e la testa. Usare la testa, essere razionali, ma non solo razionali. Non far parlare solo il cuore per non essere troppo sentimentalisti, no? E quindi trovare l'equilibrio tra i due. Ma la comunicazione efficace, a mio avviso, passa da entrambi questi due organi che sono fondamentali non solo per l'essere umano, ma per un comunicatore efficace. E quindi il professore, questa è un'altra frase che è stata detta, me la sono segnata perché mi è piaciuta molto, sempre durante il convegno della FIDAE, che dice: il professore quando insegna deve scendere dal suo piedistallo e toccare il cuore degli alunni. Cioè comunicare da cuore a cuore. Se invece tu ti metti sul tuo piedistallo e fai la lezione magistrale, ma in modo freddo o troppo razionale, non arriva. Quindi bisogna mettere la razionalità, ma cercare sempre di parlare al cuore anche dei ragazzi, soprattutto dei ragazzi giovani. E questa è un'altra immagine che ho fatto con l'intelligenza artificiale, che fa riferimento al concetto di comunicazione, che significa appunto scambiarsi informazioni reciproche. Cioè la lampadina che sta in mezzo ai due visi si accende
grazie alle connessioni delle due persone. Ok? Quindi non si può dire, non si può comunicare se non c'è questa influenza reciproca. Non è mai uno solo che comunica, cioè la comunicazione comunque ti ritorna. Anche perché, no, deriva da comunicare, cioè mettere in comunione o in comune qualcosa di se stessi. Quindi io quando comunico metto in gioco me stesso, tutta la persona, non solo le parole di quello che dico. E quindi si crea una relazione, interagisco con l'altro. Questa è la vera essenza della comunicazione, quindi la lampadina qui rappresentata si accende. Se uno dei due invece non entra in questa modalità, la lampadina non si accende. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Allora vediamo, entriamo nella seconda parte, che è la parte invece un pochino più tecnica, no? Per ricordarci che il processo comunicativo è sempre appunto bidirezionale. E ogni processo o attività di comunicazione ha sei elementi che adesso vedremo, ma se manca uno solo di questi elementi possiamo dire che non c'è comunicazione perfetta, cioè la comunicazione non si chiude. Quali sono? L'emittente, che è la persona che da cui è soggetto, da cui parte la comunicazione, è il destinatario, la persona a cui deve arrivare il messaggio, il messaggio è rivolto. All'interno di questi due estremi abbiamo altri quattro elementi, no? Che sapete, ma ce li ricordiamo. Il canale, il mezzo che usiamo per trasmettere il messaggio. Il contenuto del messaggio stesso, quello che vogliamo trasmettere, quello che vogliamo che il destinatario riceva. Il codice o linguaggio, che può essere verbale, non verbale o misto, dopo lo vedremo meglio, e infine il feedback. Diciamo, io ho fatto tutte e cinque e non c'è il feedback. Non è comunicazione. Cioè, la comunicazione si deve chiudere. Il messaggio di ritorno è fondamentale, perché non so se l'altro ha capito. Ma per fare buona comunicazione devo considerare tre aspetti. E qui faccio degli esempi facendo riferimento alla regola di Mehrabian, no? Cosa dico, come lo dico, cosa faccio. Questo perché è importante? Perché quando si comunica, nella maggior parte dei casi, l'uomo della strada, passatemi questa espressione, pensa che comunicare è solo aprire la bocca e mettere dei suoni, delle parole, e quindi confonde la comunicazione con il parlare. È un'altra cosa, la comunicazione è molto di più. Anche perché se io sono troppo concentrato sul cosa dire, perdo di vista o non presto attenzione al come lo dico e a cosa faccio. Quindi nel primo caso, questa è la regola di Mehrabian, dice la comunicazione verbale, che sono le parole scelte, le frasi che emetto, pesano nel totale solo il 7%. L'uso della voce, il tono, il ritmo, che è la comunicazione paraverbale, il 38%, e la comunicazione non verbale, quindi la prossemica, la mimica, la postura, rappresentano il 55%. Facciamo un esempio. Se io dicessi che sono una persona felice, ma lo dico con la faccia accigliata, sono una persona felice, no? Sto dicendo che sono felice, ma il mio corpo, la mia postura comunica il contrario. E nelle tre forme di comunicazione quella non verbale è il peso maggiore. Ecco perché dobbiamo renderci conto quando comunichiamo di tenere presente tutte e tre le forme. Vado veloce. Ricordarsi sempre che il responsabile della comunicazione è l'emittente. Cioè, ma l'altro non ha capito. Questa è una frase che bisogna abolire. Cioè, sei tu che non ti sei spiegato bene. Quindi cerca di capire come puoi fare per farti capire meglio. Cambia le tue modalità di comunicazione. Quindi non puoi dare la colpa all'altro che non ha capito, è troppo facile, dobbiamo metterci in gioco noi. Perché
perché appunto l'obiettivo non è parlare, ma ottenere una reazione, cioè influenzare un comportamento, avere uno scambio. E quindi la comunicazione non è il contenuto che io trasmetto, ma è il risultato che ottengo. Questo è un altro errore tipico che si fa. Stili di comportamento. Atteggiamento passivo. Si comunica in modo passivo, l'avete sentito molte volte. Che significa? Che un atteggiamento passivo in comunicazione è quello che tutto va bene, le persone che vogliono stare tranquilli, evitare i conflitti, non creano mai domande scomode, non escono dalla zona di comfort, no? Sono, diremmo, apparentemente sereni, ma sereni è un termine bello, sono passivi, non si vogliono complicare la vita. Poi ci sono invece gli opposti, quelli che comunicano con uno stile aggressivo e quindi hanno sempre qualcosa da ridire, non funziona mai nulla, ti prevaricano quando parli, ti mettono in soggezione, tutto bene, ma c'è sempre qualche ma dietro, no? E lo dici con una modalità aggressiva. E siccome la virtù sta in mezzo, la comunicazione è lo stile migliore, è quello assertivo, cioè esprimere il proprio punto di vista in aula con i ragazzi, ma farlo senza offendere nessuno. Se dobbiamo dire un no, dobbiamo dirlo perché è un no educativo. Ma dirlo con eleganza, senza offendere, appunto, no? Riconoscere che abbiamo dei limiti e così via, cioè avere autostima, ma che non è arroganza, perché altrimenti si percepiscono le persone arroganti. Ok? Questi sono ostacoli dal punto di vista della comunicazione. Altro aspetto importante è l'ascolto nella comunicazione, no? E su questo la modalità di comunicazione sta cambiando. L'ascolto di solito era sempre alla fine della comunicazione, adesso da una 10-15 anni l'ascolto si sta mettendo all'inizio della comunicazione. Cioè io solo dopo che ho ascoltato posso comunicare, no? Non so se mi spiego. E quindi non ascolto quello che tu mi comunichi, ma per comunicare devo ascoltare prima. E poi certo che il compito di un comunicatore è quello di parlare con le tre modalità che abbiamo detto. E solo le persone eccellenti esprimono competenze di ascolto. Cioè un eccellente comunicatore è una persona che sa ascoltare. Quindi chi non sa ascoltare normalmente non sa nemmeno comunicare. Perché il rischio è questo, che si crea quindi una comunicazione autoreferenziale. Io parlo a me stesso. O parlo solo a quelle persone che mi dicono quanto sono bravo, perché non li ho ascoltati. Immaginate questo in un'aula di liceo. Quindi l'ascolto è considerato lo strumento guida, lo strumento principe di tutti gli altri strumenti di comunicazione e quindi la prima forma di attività comunicativa. E l'ascolto ha un altro beneficio che mi innesta subito la fiducia negli interlocutori. Ma questo si capisce, no? Anche noi, quando ci sentiamo ascoltati, tendiamo a dare fiducia all'altra persona. Si dice che quella persona è un buon ascoltatore e quindi con un buon ascoltatore è più facile e più bello comunicare. Ostacoli che possono essere evidenti nell'ascolto. Può capitare che non abbiamo tempo oggettivamente per ascoltare l'altro, questo è un limite oggettivo. A volte abbiamo una nostra opinione sull'argomento, altre volte non mi piace la persona che mi sta parlando, oppure sono in un momento difficile da un punto di vista emotivo e quindi mi chiudo. Limiti interni. Sono concentrato sul mio obiettivo e non ho interesse ad ascoltarti. Ecco che esce fuori la comunicazione autoreferenziale. Ho capito subito il problema. Quante volte ci è successo, no? Inizi a parlare, dopo 2 secondi l'altro dice: ma ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ma cosa hai capito? Non mi fai nemmeno iniziare a parlare, cioè ascolta, fammi finire il discorso, l'altro non deve parlare 6 ore e dopo che hai tutti gli elementi inizi. Cioè è difficile riuscire a dire che uno ha capito dopo 2 secondi che l'altro sta
parlando, e spesso questo anche capita perché non ti ascolto perché sono concentrato su me stesso e non vedo l'ora di dirti la mia soluzione. Allora, questa roba qua non è utile nella comunicazione. E quindi, se non è utile, vuol dire che io nella comunicazione devo creare, come prima abbiamo detto, il clima di fiducia. Cioè devo creare la parolina magica empatia. Cioè devo capire all'altro che lo sto capendo. Che ho capito il suo stato d'animo, ho capito i suoi sentimenti. E quindi una volta che si innesta la connessione empatica, vedrete che sarà molto più facile comunicare. I cinque assiomi elaborati da Paul Gottlieb, che è uno degli, diciamo così, dei fondatori della scuola di Palo Alto, no? L'assioma è un principio che viene assunto normalmente come vero, no? Ma che poi in realtà fornisce solo il punto di partenza di un quadro di riferimento un pochino più alto o più ampio. E Paul Gottlieb individua cinque assiomi, no? Li vedremo velocemente solo per ricordarceli. Il primo: è impossibile non comunicare. Il secondo: ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e di relazione. La natura della relazione dipende dalla punteggiatura. La comunicazione è sia digitale che analogica e gli scambi di comunicazione possono essere simmetrici o complementari. Vediamoli velocemente. Il primo assioma, il più importante, è impossibile non comunicare. Cioè, ma io sto zitto. Bene, anche stando zitto tu stai comunicando. Allora, siccome è impossibile non comunicare, perché qualunque cosa faccio io mi sono già messo in comunicazione. Il silenzio è una comunicazione, il sorriso è una comunicazione. Girarmi dall'altra parte mentre l'altro parla è comunicazione. Allora, siccome è impossibile non comunicare, questo è il primo assioma, allora bisogna sforzarsi di comunicare bene. Ecco Norton, no? Per cui i migliori insegnanti sono quelli che comunicano meglio. Secondo assioma: ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e una di relazione. Cioè, quando dico qualcosa a qualcuno, non gli sto passando solo un'informazione, non sto trasmettendo solo know-how in aula, ma dal tono della voce, dalla postura, dal tipo di parola che uso o non uso, sto entrando in relazione con lui. Quindi è importante la relazione ed è importante anche la forma. E qua c'è una persona Bernard Shaw, che dice questa frase molto bella: con il tono giusto si può dire tutto, con il tono sbagliato nulla. Quindi l'unica difficoltà consiste nel trovare il giusto tono. Può capitare che due persone dicono la stessa cosa, a uno non gli va bene, all'altro sì. Ma era la stessa cosa. Sì, ma chi l'ha detta meglio ha avuto più successo. Quindi non concentriamoci solo sul contenuto di quello che stiamo dicendo, no? Come abbiamo detto all'inizio, ma cerchiamo anche di trovare la forma migliore, quella più elegante, quella che non offende. Vado veloce perché su questo tema si dovrebbero fare molti webinar, io cerco di essere più sintetico possibile. Terzo assioma: la natura della relazione dipende dalla punteggiatura, no? E qui c'è l'esempio, no, della moglie che critica il marito e il marito si allontana dalla moglie. La moglie critica il marito si allontana dalla moglie. La persona esterna chiede al marito e dice: no, come mai ti sei allontanato? Dice: perché mia moglie mi critica. E l'altra dice: no, si è allontanato perché l'ho criticato. Cioè, dipende da dove metti la punteggiatura. Quindi questo è importante quando. È uno degli assiomi più complessi forse da mettere in piedi, però a seconda di dove io sottolineo quella parola o quell'aspetto, la natura della relazione cambia. Ok? Il quarto assioma è che c'è la comunicazione digitale, che normalmente è quella verbale, e la comunicazione non verbale. Ok? La digitale normalmente con verbale si intende l'emissione di suoni, la scelta delle parole.
la digitale, l'analogica invece è quella non verbale, che abbiamo visto che pesa molto di più, ok? Quindi è importante capire come dosare bene queste due tipologie. E il quinto e ultimo assioma è quello che c'è sempre simmetria o complementarietà. Cioè, la comunicazione si verifica quando i due partner, i due comunicatori hanno una relazione alla pari. Il papà che dice al figlio fai questo non è una comunicazione alla pari. Ok? Perché di solitamente la persona che si sente superiore cercherà di mettere l'altro interlocutore in una posizione subordinata. Quindi la comunicazione vera è quando c'è simmetria, ok? E quindi si basa più sull'uguaglianza che sulla differenza. Le 10 caratteristiche più una di un buon professore o docente, che è la terza parte. Andrò veloce. La prima. Creare un ambiente inclusivo e positivo. Cioè io in aula devo capire che creo relazione con le altre persone. Cioè se la relazione non è significativa, non creo un ambiente inclusivo e non creo un ambiente positivo. Quindi questa è la prima modalità per gestire un'aula, dal mio punto di vista, no? Non far sentire nessuno diverso e accettare le diversità come ricchezza. I professori dovrebbero incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni, anche se quelle opinioni che stanno esprimendo possono sembrare scomode in quel momento o vanno contrario a quello che stiamo dicendo. Cioè non bloccare mai uno studente che sta esprimendo un'opinione, anzi incoraggiamolo a farlo. Poi avremo modo di recuperare, di sistemare le cose. Questo perché. Cioè, se c'è l'apertura al dialogo, si favorisce la partecipazione attiva e quindi si crea interesse. E alla fine lo studente si sentirà libero, non si sentirà giudicato. Voi pensate a uno studente che fa una domanda che può sembrare scomoda e l'insegnante lo blocca o lo apostrofa o gli dice: guarda, questa domanda è fuori luogo. Quella persona non parlerà più. Perché non si sentirà accolto, si sentirà giudicato. Questo può sembrare banale, ma nelle nostre classi può capitare. E non perché uno sia un cattivo insegnante, perché magari siamo stanchi, abbiamo dormito male, o c'è la persona che è sempre un po' molesta, che fa sempre domande un po' a sproposito, no? Bene, poi ci saranno, ripeto, modi per riprenderlo, poi lo vedremo. Però creare quell'ambiente di partecipazione, di libertà, di interesse, no? Seconda caratteristica che penso possa essere utile quando si insegna, no? Il design didattico, cioè la preparazione delle lezioni. Cioè, più tempo dedico a preparare le lezioni, più la mia comunicazione sarà efficace. Cioè, non improvvisare, dedicare molto tempo a preparare l'insegnamento e coinvolgere gli studenti da subito. Quindi una parte di improvvisazione ci può stare, no? Però più tempo dedico a preparare le lezioni, meno sorprese avrò, perché avrò progettato, no? Si parla di appunto di design didattico. Avrò progettato bene le mie lezioni, saprò esattamente come muovermi. Questo è oneroso perché ci vuole tempo, no? Allora interroghiamoci. Cioè, noi su questo facciamo queste cose o facciamo le stesse lezioni da 40 anni, tutti, né? Io compreso, sempre allo stesso modo. Cioè, alla fine di ogni corso rivediamo le lezioni, anche alla luce di come è andato l'anno accademico o l'anno scolastico, oppure ripropongo sempre la stessa minestra. E qui parlo anche di didattica immersiva. Solo un cenno che adesso sta andando molto molto di moda, no? Perché è giusto coinvolgere gli alunni nel modo di fare didattica. Chiarezza e semplicità, quindi non usare paroloni complesse, giusto per far vedere che sono forbito, che ho una grande cultura. No, 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 usare termini semplici.
anche se il concetto è complesso, cerchiamo di esprimerlo in modo semplice. È lì che si vede la grandezza di un professore. Non hai bisogno di metterti in cattedra. E in questo modo io renderò comprensibili le mie lezioni. Approccio dinamico ed empatico, l'abbiamo detto prima, no? Dimostrare empatia verso gli studenti e quando serve aiutarli, fornire supporto. Cioè che gli studenti vedono che il professore non è il nemico. Qui attenzione all'altro posto, no? Non è il nemico, ma non è nemmeno il papà o la mamma. È un professore, che autorevolezza, però con empatia. Utilizzare metodi didattici vari, interessanti. Ecco la didattica immersiva, no? Stimolare discussioni, usare casi pratici, usare i video. Voi, io ho un bambino di 11 anni. L'altra volta stavo spiegando, ripetendo con lui, le guerre puniche. Sul libro, seguiva o non seguiva. Ho trovato un video bellissimo su YouTube, l'ho messo, ha seguito alla grande. Perché ormai i ragazzi sono nativi digitali. E trovare quindi un equilibrio tra tutto questo, no? Che non è sempre facile. Alla fine, stimolare le soft skills, cioè. E questo mi collego al discorso dell'educazione di prima, no? Fare in modo che noi formiamo non solo ingegneri, medici, no? Del domani, ma formiamo innanzitutto cittadini, persone, mamme, padri, uomini, donne che possono poi avere un ruolo nella società, anche perché la parte di competenza verticale è corretta, è giusto che ci sia, ma può cambiare, no? Ma le soft skills, quindi la capacità di gestire il tempo, la capacità di lavorare in gruppo, di essere un buon leader, di incoraggiare le persone, queste non passeranno mai di moda, no? Quindi cercare in qualche modo di stimolare sia, cioè di trasmettere la competenza, ma anche di stimolare queste soft skills, cioè queste competenze trasversali che alla fine ti serviranno nella vita e ti serviranno anche nel lavoro. La partecipazione attiva è fondamentale, quindi chiedere, no, agli studenti se hanno capito. Non è scontato che abbiano capito. E questo li coinvolgerà sempre di più. Se io faccio la lezione e me ne vado senza mai chiedere loro un'opinione, dice: beh, ma quella classe non c'è partecipazione attiva. Certo, ma io la stimolo la partecipazione attiva? Ecco come tutto è collegato, no? Cioè, progetto un design didattico in modo tale che la partecipazione attiva sia stimolata e quindi favorisca l'interazione e il coinvolgimento degli alunni o no? È la stessa cosa della comunicazione, cioè non posso poi dire che gli alunni non sono attivi quando il mio modo di fare lezione va in senso contrario. E quindi qua ho messo lavori di gruppo, laboratori, tutto quello che possiamo fare. Fornire feedback costruttivi. Ok? Ma tutta nella logica, no, dell'insegnamento, educazione, cioè mai un feedback distruttivo, sempre un feedback costruttivo, perché io devo andare nella logica del miglioramento continuo. Questo lo si vede molto anche nelle aziende, no? Quando faccio qualche volta consulenza, esce fuori questo discorso del miglioramento continuo. Gestione della classe, difficilissima perché abbiamo persone di tutti i tipi. Anche qua ci può essere qualche comportamento che è indesiderato, qualcuno che magari ti fa arrabbiare. Allora io devo sicuramente, come dire, gestire questo comportamento indesiderato in modo anche deciso, però equo e senza mai ferire, senza mai offendere. Perché gestire una classe di 20-30 persone non è facilissimo, come sappiamo bene. Coinvolgimento emotivo, perché quando c'è coinvolgimento emotivo, dicono gli esperti che è più facile che gli studenti comprendano e memorizzano quello che si sta dicendo.
E quindi sempre tenere presente i sentimenti e le emozioni dei ragazzi, sempre. Capire che abbiamo a che fare con il capitale umano. E torniamo al discorso di prima. Comunicare con il cuore al cuore. Questo aumenta il coinvolgimento. Cioè i ragazzi capiscono se tu gli vuoi bene, capiscono se ti stai dando a loro e per loro. Flessibilità. Che è l'opposto della rigidità, ma io faccio sempre le cose allo stesso modo. Bene, ma se necessario modifica l'approccio. Prova, vedi se con un approccio più flessibile riuscirai ad avere un risultato, un feedback migliore. Ok? Valutazione formativa, questa ci tengo molto. Non fare mai una valutazione che punisca lo studente. Io c'ho l'esempio di un ragazzo che diversi anni fa ad un compito di matematica l'insegnante gli ha messo un e mezzo. Allora, mettere un 1,5 a un compito di matematica può avere due effetti, che distrugge per sempre quel ragazzo che si sentirà inadeguato, oppure può avere il cosiddetto scatto di reni, che il ragazzo dice, beh, mi impegno. E cercherò di arrivare a 10. Ma noi non sappiamo la reazione che può avere quel ragazzo. Allora, invece di mettere 1,5, è un caso che è successo, si può mettere 4, si può mettere 3, no? Cioè, fare sempre quella valutazione giusta, equa, e poi spiegare anche il 4 e il 3, no? Che sia formativa, dice, guarda che tu non sei incasellato in un numero, non sei quel numero. Mi spiego? Cioè, far capire che la valutazione ti serve per formarti e che quindi che tu puoi dare di più e devi dare di più. Quindi mai una valutazione punitiva. Non hai studiato, ti castigo, ti metto 1,5. Questo serve poco. E quindi cercare, diciamo così, sempre nella pratica, no, quotidiana, è questo, diciamo, di creare questo ambiente, no, stimolante e gratificante. E sicuramente la valutazione formativa aiuta perché il ragazzo sa che non ha fatto bene quel compito, però nello stesso tempo capisce che deve migliorare. Avere una buona reputazione. Quindi ho finito i 10 più 1. Avere una buona reputazione, che non significa sfoggiare titoli, premi, lauree, concorsi, no? Dice io ho 10 lauree, ho fatto 3 master, ho vinto 4 premi, ma non è detto che tu abbia una buona reputazione in classe, no? No, non bastano i titoli. Allora, la reputazione, avere una buona reputazione vuol dire essere amati e stimati dai propri alunni. E quali sono le 3 parole chiavi? Identità, cultura, discorso. Cioè, essere quello che si è senza scimmiottare altri, ok? Quindi affermare la propria identità. La cultura, cioè fare delle cose, il discorso, dire delle cose. Allora, se queste 3 cose sono tenute insieme dalla coerenza, succede questo, che si crea un'armonia tra ciò che sono, ciò che faccio e ciò che dico. E divento credibile. E quando una persona è credibile, una persona acquista reputazione. E questa è la buona reputazione che dobbiamo avere in classe. Perché un professore che ha una buona reputazione è amato ed è stimato dagli alunni, e quindi gli alunni ti seguono. Non come il vecchio, no, che era Totò, che diceva armiamoci e partite. No, io seguo il condottiero che viene con me in battaglia. Ok? Questa è la reputazione, non è il numero di titoli che ho. E la devo guadagnare sul campo. E qua ve li faccio vedere solo così a livello di visualizzazione e poi finisco. È stato fatto un questionario di questi 3 autori dove hanno indicato 8 stili di comunicazione diverse che possono avere gli insegnanti. Ve li faccio scorrere in modo tale da vederlo, non li commenteremo perché non c'è tempo,
ma da tutto quello che abbiamo detto, che è molto importante, io posso acquisire uno stile che va in una di queste 8 caselle. Le conclusioni fatele voi. Se una persona che viene percepito come stressato, inefficace, non va bene. Un insegnante, un docente che viene identificato come una persona repressiva, non va bene. Uno che è troppo autorevole, non va bene nemmeno. Allora, è importante che noi capiamo che tutte queste 8 cose sono, diciamo così, devono descrivere il nostro stile. Quindi ognuno poi si inserisca nello stile in cui si reputa più vicino o in più stili. Quindi quando si può definire efficace una comunicazione? Quando il messaggio che passa è chiaro, è comprensibile e raggiunge lo scopo. E non ci sono fraintendimenti. Io non ho detto A e l'altro ha capito B. E vuol dire che non sono state efficaci. Basta, non c'è altro da aggiungere. L'altra cosa importante, la riaffermiamo, è questo che ho detto prima, la connessione empatica. Cioè, se io riesco a stimolare una connessione empatica, allora la comprensione sarà reciproca. Se non si crea empatia, normalmente non c'è comprensione, perché non c'è reciprocità. E quindi non posso essere definito un insegnante che comunica in modo efficace. E finisco con questa frase di Gibran, che dice: io vi dico in vero che la verità è oscurità se non vi è slancio, e ogni slancio è cieco se privo di sapienza, e ogni sapienza è vana senza agire, e ogni azione è vuota senza amore. E lavorare con amore è un vincolo con gli altri, con voi stessi e Dio. Lavorare con amore è tessere un abito con i fili del cuore, come se dovesse indossarlo il vostro amato, e costruire una casa con affetto, come dovesse abitarlo il vostro amato, e spargere teneramente i semi e cogliere le messe in allegria, come dovesse mangiarne il frutto il vostro amato, e scegliere in tutto ciò che fate il vostro soffio spirituale. Il lavoro è amore rivelato. Se non potete lavorare con amore, ma esso vi ripugna, lasciatelo. Meglio è sedere alla porta del tempio per ricevere elemosine da chi lavora e non potrà sfamare l'uomo. E se premendo l'uovo in voi non c'è trasporto, nel vino la vostra ripugnanza distillerà veleno. Eppure se cantate come angeli, ma non amate il canto, renderete l'uomo sordo alle voci del giorno e della notte. Questo per far capire che facciamo un lavoro bellissimo, un lavoro straordinario, in cui riusciamo a lavorare sulle menti e sui cuori dei ragazzi, e dobbiamo amare il nostro lavoro. Che il lavoro di insegnante è un lavoro di altissimo livello. Di altissimo livello. Dobbiamo farlo perché lo amiamo. E i ragazzi si rendono conto se un insegnante ama il suo lavoro o se lo fa solo per lo stipendio. E su questo potremmo parlare molto a lungo. Però loro si rendono conto della passione che mettiamo nelle cose, della passione con cui insegniamo, e si ricorderanno degli insegnanti per tutta la vita. Anche di quell'insegnante che magari in quel momento l'ha sgridato, ma sa che l'ho fatto per il suo bene. E quindi concludo con queste due piccole vignette. Il cervello che dice al cuore: dove mi stai portando? Perché abbiamo detto che bisogna comunicare con cuore e cervello, e il cuore gli dice lì dove tutto è possibile. Quindi comunicazione con mente e con cuore. Grazie e buona vita. Grazie, grazie, sei stato chiarissimo. Sono rimaste in aula una cinquantina di persone, quindi credo che davvero ci portiamo a casa dei buonissimi. Scusate per la velocità, ma il tema è molto ampio, ho cercato di sintetizzarlo al meglio che ho potuto.
Ecco, io volevo proprio dire questo, non ci sono domande perché la tua chiarezza è stata alle slide e ci hanno aiutato tanto. Tra l'altro sono molto curiosa e invidiosa di queste immagini fatte dall'intelligenza artificiale, quindi poi ci darei dei suggerimenti anche a riguardo. Però ecco, volevo dire, ancora insomma, sono 44 le persone in aula, che il professor Destito sarà con noi al campus FIDAE a Ravenna, quindi avremo modo di approfondire questi discorsi che sicuramente sollecitano molto perché chi ha avuto a che fare con i docenti, chi è docente, chi è preside, ecco, sa bene come non sia così facile e scontato tutto quello che tu hai detto. Tu hai provocato tante volte con alcune affermazioni e purtroppo, ahimè, tante volte si dà la colpa, non parliamo di colpe, ma comunque la responsabilità ai ragazzi di non apprendere. Però raramente ci si mette in discussione anche perché, ecco, la scuola italiana, secondo me, questo è un parere personale, del tutto personale, noi non facciamo mai un tirocinio guidato con un supervisor, quindi i nostri docenti apprendono dei contenuti, poi vanno in aula e diventano improvvisamente insegnanti, ma probabilmente, ecco, dovremmo proprio essere accompagnati e guidati con uno specchio che ci dà un feedback su come noi interagiamo, su come passa la nostra comunicazione. Ma qui si potrebbero aprire ancora altri discorsi e sicuramente, ecco, cercheremo di approfondirli durante il campus, ma ovviamente siamo aperti anche ad altri webinar e approfondimenti. Io ricordo a tutti che ci sarà la presentazione registrata sul sito e siccome le slide non le avremo a disposizione, però potremmo rubarcene dal sito e quindi magari ecco le trovo molto utili per un ripasso o eventualmente ai presidi in aula anche per servirsene per i collegi, quindi abbiamo E del poi materiale. se serve Paola, puoi dare, questo ti autorizzo da subito, il mio numero a qualcuno che vuole approfondire di più, perché quando io faccio le soft skills anche nelle aziende, come sai, la comunicazione è la soft skill più importante perché è molto trasversale e quindi riuscire a condensarla in un unico, diciamo così, momento non è facile perché il tema era proprio sulla comunicazione efficace a 360 gradi, no? Non era, diciamo, tagliata su un aspetto. Per cui se qualcuno volesse approfondire, io sono disponibilissimo. Ok, il professor Destito quindi dà la sua disponibilità per quei collegi che eventualmente avessero necessità. E in FIDAE sappiamo come reperire i contatti direttamente o comunque chi mi sa raggiungere in maniera anche diretta, io poi do, io o la presidente o chi per noi, chiaramente i contatti. Grazie Sergio, grazie a tutti i partecipanti e abbiamo Grazie a raggiunto voi. utile perché tu non venga rinchiuso in università e sia costretto a mangiarti la colomba, quindi ti lasciamo libero di volare a casa e noi pure andiamo a fare le nostre faccende. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Arrivederci.